Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere i 10 miglior film tratti da libri, principalmente secondo il mio modesto parere, secondo i miei gusti. Quindi potete tranquillamente trovarvi sia d'accordo sia in disaccordo per questa classifica che sto per fare. Allora, partiamo subito, perché non c'è bisogno di altre spiegazioni, credo, con il primo film, che secondo me è Il Padrino. Tratto dall'anonimo romanzo, il primo è uscito nel 1972, il primo film, e a seguito ce ne sono stati altri due. E secondo me la trilogia del Padrino è quella trilogia che almeno una volta nella vita bisogna sempre vedere, perché è stato prima di tutto acclamatissimo in tutto il mondo, ha incassato tantissimo, 135 milioni di dollari. È assurdo e cioè, bellissimo tra l'altro. E anche il libro, secondo me, bisogna leggerlo almeno una volta nella vita. Il film mi ha stregato. Secondo è Shining, uscito nel 1980, tratto dal libro di Stephen King che porta lo stesso nome. E anche Shining va visto almeno una volta nella vita. Sono tutti film che hanno incassato tanto perché sono comunque film molto molto acclamati, tutti quelli che sto per dire. Un altro film che vorrei citare è Ragione e Sentimento, uscito nel 1995 con la mia amata Kate Winslet. Cioè, ragazzi, prima di tutto perché Kate Winslet è la mia attrice donna preferita, quindi non potevo non guardare Ragione e Sentimento, però in Austen proprio non mi cala, insomma. Mi dispiace per tutti i fan di Jane Austen, preferisco di gran lunga il film piuttosto che leggere il libro. Io ovviamente riconosco il successo della Austen, però insomma preferisco guardare i film tratti dai libri della Austen, mi dispiace. Un altro film, Il Signore degli Anelli, uscito il primo nel 2001, poi a seguito altri due. E ragazzi, ma che ve lo devo spiegare, Il Signore degli Anelli? Quindi insomma, se non ancora avete letto o visto Il Signore degli Anelli, cosa state facendo? Anzi, per tutti questi film, insomma, dovete assolutamente recuperare o il film o il libro, o entrambi se volete. Un altro film è Espiazione, uscito nel 2007, per James McAvoy. Decisamente interessante per le tematiche che tratta principalmente. Magari ve ne parlerò in un video più specifico, ma non sto qui a raccontarvi tutto. Poi un altro film che vorrei citarvi è Noi siamo infinito, uscito nel 2012. E io il libro lo lessi quando è uscito appunto il film. Tra Emma Watson e Ezra Miller non credo che ci sia bisogno di dire altro. Forse Noi siamo infinito non è per tutti. Io l'avevo visto più per Emma Watson. In realtà non è neanche il mio target, né per quanto riguarda il libro né per quanto riguarda il film. Però devo ammettere che è stato comunque un gran successo, bello, godibile. Però ripeto, forse non è per tutti. Mai dire mai. E poi, ragazzi, cioè, Chiamami con il tuo nome del 2017. È stato il primo libro LGBT+ che io abbia mai letto. Il film, ragazzi, il film, che cosa è stato più tragico del libro? Più tragico non l'avrei mai detto, però è tragico assai, ragazzi. Ho sofferto due volte, ho veramente sofferto due volte. Prima di tutto leggendo il libro e poi anche guardando il film. Poi un'altra miglior saga in realtà cinematografica che vorrei citarvi è quella di Jurassic Park. Ho letto il libro, sì, l'ho letto e raga, adoro. Jurassic Park è il tipo di film che a me piace assai, più del libro, perché io sui libri tendo più ai thriller, quindi non ho apprezzato tantissimo il libro, però il film adoro, ho adorato tutto. Poi Giamazzallo piccolo, raga. Vabbè, insomma, Jurassic Park è il tipo di film che piace a me. Io guarderei Jurassic Park tipo all'infinito. Sicuramente un film da vedere. Poi abbiamo naturalmente la saga di Harry Potter. Come potevo non citare Harry Potter? Per quanto riguarda Harry Potter, però, è più a livello affettivo che altro, perché ammettiamolo, dal quarto in poi, per gli amanti dei libri, fa tutto cagare. Però, dal lato oggettivo, come film, sono comunque ben fatti, cioè sono belli da vedere. Per chi non ha mai letto i libri, sembra che, oh, bellissimo. Per chi poi ha letto i libri, deve ammettere che
non c'entra più una ceppa dal quarto in poi. Però oggettivamente, ripeto, non possiamo dire che fanno cagare al cazzo, non lo possiamo dire. Oggettivamente, se guardiamo solo i film, poi se andiamo a vedere tutto il complesso, vabbè, è tutta un'altra cosa, un altro sclero, insomma. Poi, infine, abbiamo Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Allora, in questo caso in realtà ci sono due film, ci sono due adattamenti cinematografici. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è il primo del 1971, tratto appunto dal libro di Roald Dahl, e mentre ce n'è stato uno poi più recente che si intitola solamente La fabbrica di cioccolato. Possiamo citarli insieme? Sì, dai. Chi se ne frega, tanto parla della stessa storia. Però bisogna ammettere che il primo è sempre il primo. Però dall'altro lato, nel secondo film c'è Johnny Depp. E Johnny Depp come Willy Wonka non gli posso dire assolutamente niente. Cosa gli vogliamo dire? Niente, credo. Questa è una mia classifica personale, secondo i miei gusti. Fatemi sapere nei commenti quali sono secondo voi i miglior film tratti da libri. Sì, magari ci scambiamo anche qualche consiglio. E fatemi sapere anche se siete d'accordo oppure no, oppure se siete d'accordo in parte questa classifica. Fatto, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!